Barbara D'Urso, ecco perché Chiara Nasti non è andata a Domenica Live. Striscia la notizia, tapiro a Barbara D'Urso, Isola dei Famosi, Canna Gatta e Chiara Nasti. Ennesimo tapiro di Striscia la notizia a Barbara D'Urso. Questa volta la conduttrice napoletana è stata raggiunta da Valerio Staffelli per gli ultimi sviluppi del Canna Gatta, che ha travolto l'Isola dei Famosi. In particolare, nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, Barbarella non è riuscita a parlare delle accuse mosse da Avenger visto che i naufraghi coinvolti nella vicenda sono impegnati in altro. Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi sono tornati in Honduras per cercare di rimettersi in gioco, Craig Warwick sta ancora male per via delle costole rotte l'ultima settimana di permanenza all'interno della trasmissione. E Chiara Nasti? La fashion blogger ha fatto sapere sui social network di aver accettato l'invito a prendere parte al programma ma all'ultimo la sua ospitata è saltata. Diversa, invece, la spiegazione offerta dalla D'Urso, che all'inviato di Antonio Ricci ha confidato di aver invitato la Nasti già 2 settimane fa. La spiegazione di Barbara D'Urso. Chiara Nasti l'ho invitata già 2 settimane fa, ha premesso Barbara D'Urso a Valerio Staffelli. La dottoressa Jo ha poi spiegato che con l'assenza di Nadia, Cecilia e Craig è saltato uno schema ben preciso nella scaletta di Domenica Live. In pratica, senza di loro non aveva senso parlare del Canna Gatta e si è dato maggiore spazio alle accuse di Warwick a Franco Terlizzi. C'era uno schema preciso. Chiara doveva essere in studio assieme alla Rinaldi, a Warwick e alla Capriotti. Loro tre non sono potuti venire e la Nasti è saltata, ha puntualizzato la D'Urso. Quest'ultima ci ha tenuto a precisare che tornerà a parlare dell'argomento, nonostante la sfuriata di Alessia Marcuzzi. Barbara D'Urso tornerà a parlare del Canna Gatta. Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è infatti sbottata in diretta. Ha accusato i naufraghi eliminati di raccontare verità diverse a seconda dei format TV nei quali vengono ospitati. Barbara D'Urso, che è stata tirata in ballo, si è difesa ribadendo che non è mai andata contro il reality show, ma che si è semplicemente occupata delle dinamiche di gioco, come del resto fa da sempre.